Ciao a tutti, non ho voglia di scrivere, quindi risponderò alle letterine dei fans a voce. Ciao, innanzitutto fate i complimenti, sì, lo so, il sito è bello, dato che vivi negli States, e questo ti invidio molto, se non ti secca volevo chiedere un paio di cose, però Apple ha la possibilità di usarli in Italia, se compri lì, grazie di... Allora, se compri un Macintosh, se compri qualsiasi cosa, tutto tranne l'iPhone in Italia va. Tanto gli adattatori hanno la presa. Cioè l'adattatore converte la corrente italiana in quella giusta, insomma, quello va. Solo che ha la spina americana che è fatta così. Quindi dovrai comprarti questo. Però secondo me è una stronzata. Cioè magari risparmi. Io non lo so, poi. Se ti si spacca, tu puoi portare all'Apple, non lo so. L'iPhone invece c'è da sboccarlo, è palloso, io non lo sbocco e non lo sboccherò mai. No, non ce la farò mai a finire tutti questi messaggi. Alla prossima. Ciao grande Mirko, sei il più bello di tutti. Come stai? Mi chiamo e vivo in Florida, Miami Beach. So che non vai pazzo per questi posti, ma che ci vuoi fa? Cumpa. Da qui a poco un anno sono 4 anni trascorsi in New York. Seguo costantemente i video. Dai fanni. Domanda che te sei l'esperto. Mi indichi il miglior programma, ma soprattutto il più semplice dal punto di vista d'utilizzo software per creare siti web non necessariamente complessi, poche pagine, alcuni link, alcune foto. Ti faccio presente che ho già iniziato a usare Dreamweaver di Macromedia, ma anzi, va lo stesso, non perdiamoci chiacchiere. Comunque adesso Dreamweaver di Adobe, non avendo voglia di leggere il manuale II, spesso non riesco ad inserire gli oggetti nella posizione desiderata, settare le giuste dimensioni, altrimenti più uso un fail. Allora, iWeb è il più scarso di tutti, ma il più facile di tutti, quello della Apple. Poi un altro si chiama Rapid Share? È simile a iWeb, però più bello. Altre soluzioni non lo so. Non le uso, io c'ho solo Dreamweaver. Sicuramente ce ne sono molte altre, ma... non so, se mai ti manderò un messaggio con qualche sito. Allora, Xbox ci dice anche take care, viva Gitarri, ho sempre Xbox Rulers. Ma Xbox 360 Rulers! Cioè, ieri ho guardato l'Xbox 360, ho guardato tutte le comparazioni. Allora, ok, la grafica è meglio sull'Xbox 360, no? Però c'è delle cose che mi stanno un po' sulle palle. Uno, non ha il wifi, cioè devi comprarlo a parte. Comprare un adattatore. Io che ho tutto wifi, Wii wifi. Poi se lo metto là dove c'è la TV, mi tocca far passare un cavo internet, non lo so. Non mi piace quello, Ho visto che c'è l'adattatore a parte, ma quanto costa? Costa un centino. Poi non è Blu-ray, è HD DVD. Ormai secondo me lo standard è Blu-ray. Blu-ray ha vinto nella battaglia. Poi niente, per i giochi c'è Halo 3, sì, ok, che lo vorrei, però penso che PlayStation non ci sono dei giochi così sicuramente, quindi sono sempre propenso verso la PlayStation. Comunque non lo so, prossima domanda. Non ho i soldi adesso. Ciao Mirko, vorrei un consiglio da te, essendo tu un Mac CSS. Ho provato a fare un esperimento con Dream e costruire un template fluido con gli header, un left, un right, un footer. Il problema mi appare quando mi trovo i template in Safari. Tu mi dirai, è scoperto l'acqua calda. Fai il check con Dreamweaver, dico, ma che fatto, mi dà sempre a commentare tranne la... che faccio sistemi, di Google, web, lo sviluppatore, quello del corpo... Allora, quando si fa un sito web, io lo faccio sul Macintosh, quando vado sul PC, sempre incasinatissimo. A meno che è una specie di template che uso sempre, allora l'ho settato bene, no? E però soprattutto quando faccio delle cose veloci, nuove, vado in Internet Explorer e ovviamente non va un cacchio. No, l'ultimo sito che ho fatto andava tutto,
3 in Interspor 6. In Interspor 6 casualmente c'era uno stronzo di spazio che non... usando il CSS globale non sono riuscito a mettere la password. Allora il toccone è questo: si usa nel codice, cerca Internet Explorer condizionale, insomma c'è uno scriptino condizionale che dice chiaramente se Internet Explorer 6 carica sto CSS, se Internet Explorer 7 carica sto CSS. E allora gli ho messo se è Internet Explorer 6 carica sto CSS, il CSS fatto apposta per quel, per quelli che lo guardano da Internet Explorer 6, che dice sposta queste immagini 10 pixel indietro, a posto. Poi non è che devi ricopiare tutto il CSS e rifarlo, no, il CSS globale è lì. In questo nuovo CSS ci ho messo solo sta riga, giusto per settare a posto. Beh, questa cosa condizionale devo dire è fantastica, perché una volta, infatti anch'io un sacco di prima, andavo del PC, poi quando... quando ti va sul Macintosh e non ti va sul PC, allora la cosa è andare sul PC, installare, avere Dreamweaver anche lì e aprirlo da lì. Perché se io ho provato, magari provo un po' di qua, vado sul Mac, lo riuploado, vado di là e neanche va, allora tocca riaprirlo sul PC e cercare di modificarlo da PC. Poi dopo, quando l'ho modificato da PC, sempre, non ho mai, io rivado su Mac e va su Mac va bene, cioè su Mac va bene sempre, invece su PC no, mai. Va bene, prossima domanda. Niente, chiesto già. Hai scoperto, ho scoperto con YouTube il tuo sito, sei troppo forte, non sai quando ti invidiano domande, che scuola hai fatto per diventare ciò che sei? Ho fatto, sì, cioè se io sono già un genio di natura, cioè non è che la scuola mi ha fatto diventare, so, sono già così, bre. Ah, aspetta, c'era uno che mi ha chiesto di far vedere Doraemon da vicino. Insomma, non tutte le scuole del mondo ti potranno far diventare come sono io. Comunque ho fatto l'università. Guarda che io ho la laurea, non sono mica un pirla. Prossima domanda, Beppe. Ciao Mirko, ho visto un po' dei tuoi video e tutorial su YouTube e sul suo sito. Ho deciso di iscriverti per mandarti un saluto dalla Romagna. Sei troppo forte come web designer, fai proprio cagare. Ah no, ho fatto uno scherzo. Sei proprio bravo. Stavi bene, non azzardare di tornare più in Italia che siamo messi da ridere. Complimenti, buona fortuna, Beppe Grillo. Ciao Beppe! Salutami tutti. Salutami Prodi. Poi, Dani. Ehi, grandissimo, sei il migliore. Mi daresti il tuo contatto che ci sentiamo in chat? Sei il best. Pao! Bye! Diceva. Perché è difficile scrivere le cose in email volendo dare una certa intonazione. Io... mi ricordo che io, vabbè, questa è una cosa risaputa, no? Cioè, a volte voglio dire, anche nei forum, no? Ci si litiga sempre perché uno non capisce che stai scherzando. Io, ad esempio, su Punto Informatico spesso mi insultano, stranamente. No, non è che mi insultano, però si incazzano, bla bla. Ma perché io lo dico in tono così... come si dice, no? Ironia, un po' ironica, no? Stavo dicendo erotico e infatti mi dicevo, ma mi sembra che non è la parola giusta. In tono ironico, no? Ma lei non capisce, no? Mi stufo. O si litiga sempre sul Punto Informatico, non lo so. Sempre. Bye! Prossimo. Niente, mi toccherà fare un'altra puntata per le risposte ai lettori. Allora, ciao!